Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Dunque, vigilia di Milan Juventus e facciamo il nostro PES pronostico. Dobbiamo decidere la formazione perché ci sono due che non potranno giocare la partita, che sono Matisse De Ligt, e qui, nonostante il gioco mi dia molte alternative, ma purtroppo nella realtà abbiamo solo questa alternativa qua, Daniele Rugani. Quindi Bonucci e Rugani quasi certamente al 100% saranno i giocatori che giocheranno contro il Milan. Qua adesso mettiamo anche Danilo e secondo me la formazione sarà questa. Ricordo, stasera mi raccomando, come tutta la vigilia delle partite, ci sarà le probabili formazioni di Milan Juventus. Userò ancora PES perché la cosa ha funzionato e quindi faremo le probabili formazioni appunto con lo schema del gioco, insomma. E nel Milan, anche se qui non si vede, mancherà sicuramente Calhanoglu, almeno sembra che mancherà Calhanoglu e mancherà anche Castillejo, ma nel PES pronostico, ovviamente non comandando io, non posso fare la formazione come loro, e quindi direi di iniziare e fino alla fine forza Juventus. Adesso aspettiamo ovviamente il collegamento con... Non mi ricordo se a PES il Giuseppe Meazza è per l'Inter e San Siro è per il Milan, o San Siro è per il Milan e Meazza per l'Inter. In realtà non cambia assolutamente niente, è solo una questione del gioco. Non ho mai capito il motivo principale per cui tutto questo sia diverso. Ecco qua San Siro, San Siro, mentre l'Inter è Giuseppe Meazza. È iniziata dunque. Juve che viene da un derby vinto anche a mio avviso bene. Io che dal PES pronostico però vengo da un derby pareggiato 0-0. Diciamo che la giornata di ieri è stata di sabato è stata veramente molto positiva per i colori bianconeri, ma c'è stata le due notizie negative, le squalifiche di Dybala e di De Ligt, che salteranno appunto questa sfida e potranno pesare, perché due giocatori, tra l'altro, che sono in formissima. Cioè, io pensavo a questo giusto sabato, quando c'è stata le ammonizioni, cioè finita la partita, ho pensato Bentancur contro il Toro, secondo me ha fatto una prestazione meno bella rispetto a quella contro il Genoa. Attenzione, Bernardeschi, gran parata di Donnarumma questa. E poi fuori gioco di Ronaldo. Cioè, però veramente, i due giocatori, a me secca perché sono i due giocatori veramente più in forma della Juve, sono saltati completamente. Non si sa se giocherà Calhanoglu, come ho detto, nel Milan, perché sempre sabato si è fatto un po', ha preso forse un colpo, si attendono gli esami ovviamente strumentali. Magari nel momento... Attenzione, Ronaldo recupera palla, esce Donnarumma, Ronaldo! Il rassegnato! Milan 0, Juve 1, Cristiano Ronaldo, gol che non mi stupirebbe, perché Ronaldo spesso va a pressare così e spesso Ronaldo, abbiamo visto qua, che errore però del difensore del Milan, bravo Ronaldo, dribblare Donnarumma, a segnare e a portare avanti la Juve 1-0 dopo 19 minuti. Milan che con la Lazio mi è parso molto in forma, molto in palla. Però c'è anche da dire che la Lazio è oggettivamente un periodo che non è assolutamente in palla, quindi è un insieme di cose. Qua bella azione della Juve. Chiaer, è stato Chiaer che prima ha sbagliato la palla. Chiaer che comunque posso dire la mia, nel Milan sta facendo molto bene, sta tornando quello che aveva fatto bene in Italia prima di arrivare alla Roma. La Roma l'ha un po' massacrato. Ma era un giocatore che allora stava facendo bene, insomma, prima di, ripeto, prima di finire a Roma, perché a Roma, in una stagione negativa per la Roma, l'ha pagata Chiara. Attenzione, Bernardeschi dentro per Ronaldo, è un pochino lunga Donnarumma, c'è. Diciamo ieri del Milan, cioè, dicevamo sabato del Milan, no? Prima stavamo parlando del Milan molto positivo contro la Lazio, però c'è da dire, come ho detto poco fa, che la Lazio ha fatto fatica anche con squadre nettamente inferiori a lei. Attenzione Ronaldo! Stava per fare un gol mostruoso. Ha provato il gol in rovesciata che è venuto.
È venuto contro la Juve, ma mai con la Juve. Niente, stavamo parlando di appunto, di nuovo, vediamo se riusciamo a finire un discorso prima di avere un'altra occasione, che alla fine il Milan ha sfruttato una Lazio anche che oggettivamente non c'era. La Lazio è stata veramente devastata. Sabato col Milan, attenzione, eccola l'altra occasione, Bernardeschi, la palla rimane lì e Donnarumma la fa sua. Ecco, dicevamo che Kjaer, che con la Roma si è rovinato, ma ha fatto delle grandi stagioni con il Palermo. Adesso comunque Juve che è in vantaggio oggi, ma non stiamo giocando bene in questo per pronostico. C'è stata l'occasione per Ronaldo sulla rovesciata, ma attenzione, palla per Higuaín anticipato molto bene da Romagnoli. Diciamo che siamo molto solidi dietro, non abbiamo concesso nulla, però alla fine siamo in vantaggio sull'errore di Kjaer. Adesso tra un po' arriverà il momento dei cambi. Sarà importante avere le gambe per ritardare il più possibile il cambio di Douglas Costa, non tanto, ovviamente più possibile intendo comunque prima del quarto d'ora, perché del quarto d'ora finale, perché comunque deve avere anche il tempo di agire. Però ecco, Douglas Costa secondo me in una partita come quella di martedì, se entra all'inizio secondo tempo lo limiti, se invece entra a metà secondo tempo diventa veramente, come ho detto più di una volta e come è stato anche ieri, un'arma di distruzione di massa. Ieri è entrato, il Torino non ci ha proprio più capito nulla sabato, no? Sabato è entrato. Sì, ragazzi, mi rendo conto che sto dicendo ieri, ma è allucinante come io sia convinto che oggi sia domenica, quindi. Bernardeschi, gran palla per Higuaín. Higuaín cerca Ronaldo. Kjaer, mostruoso calcio d'angolo. Batte Bentancur. Cross in mezzo. Il pallone passa. Danilo. Palla fuori. È il momento dei cambi dunque. Potrà pesare, secondo me, questa cosa, ma potrà pesare anche il non giocare di Dybala potrebbe pesare tantissimo. Ecco i cambi. Ed ecco Donnarumma che si prepara al rinvio. Bonucci. Higuaín. Douglas Costa. Sbaglia il pallone. Subito chiusura abbastanza aggressiva su Douglas Costa, forse l'unico modo per fermarlo. Tra l'altro possiamo dire che per la Juve questa sarà una partita, saranno, come ho detto altre volte, il ciclo di queste tre partite sarà fondamentale, no? Ancora di più dopo la vittoria del derby e la sconfitta della Lazio pesante contro il Milan, perché la Juve dovesse veramente finire questo ciclo a 7 punti di vantaggio, e con la Lazio che abbiamo visto col Milan e che abbiamo visto col Torino e che abbiamo visto anche con la Fiorentina, quindi una Lazio oggettivamente un po' a pezzi e che rischierà, secondo me, di perdere altri punti nelle prossime partite. Io credo che il campionato abbia meno da dire di quello che possa sembrare, ovviamente in caso sarebbe un risultato ultrastorico per tutto il calcio e per la Juve, ovviamente. Ed è finita intanto, la Juve vince solo 1-0. Ma alla fine i 3 punti nel PES pronostico ci sono, speriamo che sia così anche nella realtà. Ciao ragazzi, mi raccomando, stasera tutti collegati con le probabili informazioni. Ciao a tutti!